La simpatica, brava e bella Ornella Vanoni è stata la grande protagonista di ieri sera, sabato, a Una storia da cantare. Trasmissione evento di Rai 1 condotta da Ruggeri e Guaccero Bianca. Tre serate in totale dedicate a tre grandi della canzone italiana. La prima era dedicata a Fabrizio De André, quella di ieri. Le altre due saranno dedicate a Lucio Dalla e a Lucio Battisti. Tra sei ospiti ad omaggiare i grandi De André anche Ornella Vanoni, che di recente ha fatto 85 anni. Secondo la scaletta, Ornella doveva cantare Bocca di Rosa, forse una delle canzoni più importanti e famose di De André, però durante la diretta Ornella sarebbe stata involontariamente protagonista di un siparietto che ha colpito l'attenzione dei telespettatori. Infatti prima si sarebbe lasciata andare ad un commento in libertà sulle luci, probabilmente eccessive, che non le avrebbero consentito di vedere bene, poi si sarebbe interrotta sul più bello durante l'esibizione, pensando in cuor proprio che era ancora in pubblicità. Un siparietto ovviamente che è molto piaciuto, ha divertito non pochi su Twitter che hanno deciso di twittare a più non posso l'evento in questione, il momento esatto che si è verificato. Vi ringrazio in primis per la visione, vi ringrazio in secondis per l'ascolto. Questo video non vuole ledere la privacy di Ornella Vanoni, ma solo informare eventuali persone. Grazie, iscrivetevi al prossimo video.